ci troviamo a Cesena, al Teatro Bonci, con Ascanio Celestini, che rappresenterà il suo spettacolo Discorsi alla Nazione. Dici, affermi che la violenza nasce nella parola. Cosa comporta questa consapevolezza? Guarda che la violenza nasce proprio direttamente dalle parole, solo che diciamo nel linguaggio non è detto che nel linguaggio non ci sia l'inizio del comportamento violento, o quantomeno insomma la legittimazione, lo sdoganamento. Io faccio sempre un esempio che è quello del genocidio in Ruanda di 20 anni fa, precisi, del 94, quando insomma i Tutsi uccisero 1 milione di Hutu in 3 mesi, e li uccisero anche perché i Tutsi chiamavano gli Hutu scarafaggi. Per cui per loro non era come uccidere una persona vera e propria, non era neanche come uccidere un insetto, però in qualche maniera erano meno di una persona, un po' come accadeva nel caso dei campi di sterminio, dove gli internati venivano chiamati pezzi. Allora da lì nasce già un atteggiamento nei confronti dell'altro, e se l'altro è un po' meno persona di te, può essere in qualche maniera colpita. In questi anni, peraltro, nella comunicazione diciamo politico-giornalistica, questo si è accentuato tantissimo, si è moltiplicato. Cioè, proprio oggi vedevo un'intervista a Casaleggio, a parte il personaggio capelludo, giacca e cravatta e cappellino da ragazzino americano, ma a parte questo, che ha detto che praticamente il movimento è nato il 4 ottobre perché è il giorno di San Francesco. Allora, questo qui, infatti, tanto è vero che l'Annunziata, che non è il più estremista dei giornalisti, insomma, gli è venuto quasi da ridere, gli ha detto: vabbè, perché lei è credente? No, no, ma perché noi vediamo in San Francesco un po' un riferimento, così. Per cui anche lì, cioè, ma che stai dicendo? Saranno anche, come dire, cazzi tuoi, insomma, no? E invece no, lì c'è, come dire, noi siamo quelli di San Francesco, non siamo quelli di, che ne so, dei Berlusconi, dei corrotti, noi siamo quelli del poverello d'Assisi, come se facesse le riunioni, insomma, nella grotta, come se la rete fosse una grotta. E dico, in questo c'è una violenza, perché viene direttamente, ci si pone dalla parte dei buoni. E Gaber diceva, per gli americani è chiaro che sono i buoni e i cattivi, i buoni sono sempre loro, per cui se noi siamo quelli di San Francesco e siamo contro di voi, evidentemente voi siete il demonio, il diavolo. Già qui c'è un inizio di violenza. Poi certo arriva a dei livelli più alti nel momento in cui, che ne so, viene chiamato Berlusconi testa d'asfalto, psiconano e roba del genere. E lì siamo all'insulto infantile, no? Ciccione, quattr'occhi, testa di cavolo, così insomma. E la cosa si accentua ancora di più nel momento in cui gente come Berlusconi, per esempio, fa le sue battutine maschiliste: meglio avere la passione per le belle donne che essere gay. Si diventa ancora più grossa nel momento in cui gente come Bagnasco, il cardinale Bagnasco, viene accusato di aver detto che gli omosessuali sono pedofili. In realtà lui dice una cosa molto più complessa e articolata, però anche in un certo senso più violenta. Lui dice: se accettiamo le unioni tra persone dello stesso sesso, finiremo forse per accettare anche la pedofilia consenziente. E lì lavora su un pregiudizio culturale che è in tutti noi, sia in quelli che lo accettano, sia in quelli che non lo accettano, anzi che lo combattono. Ovvero sia che pedofilia e omosessualità sono talmente vicine da sovrapporsi. Per questo nel linguaggio, nelle parole c'è una violenza, che non è quella del vaffanculo, che pure, vabbè, questo pure lo dice Beppe Grillo, no? Quando dice che la Merkel è una culona e roba del genere. Non è soltanto quello, ma è nel legittimare, nello sdoganare un atteggiamento che normalmente le persone tengono un po' nascosto. C'è, perché c'è tra i nostri pregiudizi, però sappiamo che è una porcheria e quindi la teniamo un po' nascosta. Nel momento in cui questa cosa finisce sulle prime pagine dei giornali, finisce in televisione, finisce sulla bocca dei politici, dei riferimenti, insomma, dei leader diciamo, popolari, tutto questo qui diventa cosa normale. Quindi parliamo dell'omosessualità come se ne parla nel bar più zozzone, ne possiamo tranquillamente parlare ovunque, dunque c'hanno ragione gli zozzoni al bar.